Bene, buona giornata a tutti. Bar Sport, canottieri Bissolati, questa mattina giornata di sole finalmente e quindi parliamo anche di una Cremonese che ha perso sabato a Monza, un risultato negativo sul piano proprio numerico, ma non sul piano della prestazione perché questa c'è stata e soprattutto la squadra ha avuto la possibilità prima di andare in vantaggio e poi si è trovata sotto improvvisamente 2-0. E poi ha avuto la possibilità di pareggiare nel finale. È finita 2-1 per il Monza, la classifica non si è mossa, però insomma, le possibilità diciamo, di fare meglio nelle prossime settimane ci sono. Parleremo di questo oggi a Bar Sport, parleremo del campionato che è stato sospeso e si riprende il 1º maggio, parleremo anche della notizia di oggi, della Superlega, di questa notizia che da un punto di vista sconvolgente, dall'altro vedremo cosa succederà, quindi come di solito capiremo meglio nei prossimi giorni. Ne parliamo questa mattina con i due ospiti, alla mia sinistra il collega Michele De Francesco, che è anche soddisfatto per la vittoria della Vanoli di ieri sera a Brindisi, la bestia nera ormai la Vanoli di Brindisi, e anche, visto che siamo a Cremona, della vittoria della Juve con Bernareggio, perché anche quella i playoff assicurati è un bel risultato. Alla mia destra invece Marco Ginelli, che è consigliere del club grigiorosso di Castelleone Emiliano Mondonico e che è steward alla Cremonese da un sacco di anni e che da 40 anni è allo stadio a vedere la Cremonese. Allora, partiamo dalla partita di Monza, un Monza che ha grandi individualità, Michele, ma che come squadra c'è poco. Possiamo riassumere con queste parole quello che si è visto contro la Cremo. Del resto ha dei giocatori di categoria superiore. Noi abbiamo degli onesti giocatori, alcuni buoni. Paghiamo e continuiamo a pagare molto caro le nostre disattenzioni in fase di contenimento o difensivo e la frittata si è risolta, si è fatta in quel momento. Però tolto questo, se dovessimo veramente analizzare come si fa spesso in altri sport, nella box, la partita la doveva vincere ai punti la Cremonese, però siccome vince chi segna, ha vinto la squadra che ha In segnato. effetti Brocchi, allenatore del Monza, a fine gara ha detto anche noi ad Ascoli abbiamo perso, avremmo meritato di vincere i punti. Quindi insomma nel calcio Siamo sempre ci lì. sta, ci sta. Ecco, è un risultato negativo però che non cancella i valori di questa squadra qua, soprattutto dall'arrivo di Pecchia. Assolutamente, con l'arrivo di Pecchia ha praticamente la Cremonese è stata rivoluzionata come gioco, come occasioni da rete e mi sembra anche che ci siano anche i giocatori un po' più che vadano un po' più d'accordo, che come amalgama e Certo, tutto, come gruppo. ma anche le stesse occasioni da rete che prima tiravi in porta una volta, adesso tiri in porta 10 volte a partita. Quindi è cambiato anche il modo di giocare perché col Monza qui abbiamo perso 2-0, però abbiamo giocato male, ecco. Quindi... Sì, la partita dell'andata l'ho vista, Esatto. non c'è stata storia Per per il il Monza. Monza. Ecco, Michele, hanno giocato un po' tutti anche stavolta, è entrato finalmente Colombo, abbastanza male direi rispetto al solito, però l'allenatore senza Castagnetti e Bartolomei, due giocatori importanti, non ha cancellato il suo modo di intendere lo stile, diciamo, offensivo e anche i cambi sono stati in quella direzione. Questo è quello che chiamiamo identità di gioco. La Cremonese oggi ha questa identità di gioco, spesso premia la squadra, altre volte no, come per esempio appunto sabato, però è bello perché ci si riconosce in un gioco che è un gioco divertente, perché vedi la squadra attaccare, vedi la squadra non fare il classico catenaccio neanche quando c'è un risultato da difendere. Questo comunque rende un po' più accettabili anche delle sconfitte amare, come può essere amara quella di Monza, anche se poi non incide più di tanto negli obiettivi. Sì, insomma, Ammesso che il playoff fosse ammesso che ci veramente fossero obiettivi, anche se matematicamente non è ancora detto nulla, quindi c'è ancora tutto da giocare. Ecco, prima dicevamo che il club di Castelleone compie fra qualche settimana. al 14 di maggio del 2000 Del 2021, probabilmente sono 40 anni che esiste il club. Ecco, sono nati un po' per i risultati della Cremonese, che la salvezza e gli spareggi e così. E poi
anche perché Castellone è sempre stato un fulcro di tifosi della Cremonese. Ecco, ricordiamo Manuel, il presidente che se n'è andato qualche settimana fa, che è stato un grande personaggio a livello di Castellone, ma anche di Cremona, perché era sempre presente allo stadio. E ricordiamo anche perché il nome di Emiliano Mondoni, come prima si chiamava solo Club Grigiorosso di Castellone. Sì, dal 6 di giugno del 2019 praticamente abbiamo pensato di ricordare Emiliano Mondonico, anche perché era amico di tanti consiglieri. Così. Certo, quindi anche Emanuele era amico di Mondonico. Sì, sì. Ecco. Quindi parliamo di un club storico, 40 anni, a Cremona c'è Luzzara che ne ha qualcuno in più, ma siamo più o meno lì, e quindi insomma sostanzialmente qualcosa è rimasto, insomma, della vecchia tifoseria, molto è sparito, ma qualcosa è rimasto. Sarebbe bello, è rimasto, e questo fa molto piacere per chi la segue da allora. Sarebbe bello se ci fosse una certa continuità, nel senso che se si dovesse risvegliare il desiderio di aggregazione in gruppi, certo, di questo tipo, sarebbe un segnale bellissimo. Il momento che stiamo vivendo a livello generale non aiuta. Forse, ecco, a livello di società, un'operazione nel medio periodo per riavvicinare e coagulare i gruppi di tifosi sarebbe auspicabile. Ecco, ricordiamo che a Castelleone ogni Natale c'è questa grande festa con una cena che coinvolgeva diciamo centinaia di persone con ospiti importanti, la squadra è sempre venuta, gli allenatori anche. Quindi. L'anno scorso abbiamo avuto 220 iscritti. Il primo anno della Serie A della Cremonese 84-85 siamo arrivati a oltre 500, vabbè che era la novità, c'era veramente tante agevolazioni per i tifosi e così, però siamo arrivati anche a 500. Ecco, tu hai visto tutto, hai esultato e hai pianto in questi anni tante volte per i risultati della squadra. Come la vivi? Come la vivi la partita allo stadio? Diciamo che da quando dalla curva sono passato a fare lo Stuart, le cose sono cambiate diverse. Sono cambiate molto, ecco. Però la curva la vedi in un'altra maniera. Dopo, lo Stuart ha una certa regola, certo, rispettare, certo. Ecco. Però ecco, Marco è un po' l'emblema dei tifosi della Cremonese, perché lui è cresciuto di fianco allo stadio, ne ha viste tante e devo dire la passione rimane, anche se sono passati 40 anni la passione rimane. Sì, sì, la passione rimane. Diciamo che un po' mi è andata via dopo, cioè un po', diciamo che si è un po' affievolita probabilmente nel 2002, non sapevi se facevi la squadra, se non gli anni di Rispoli, tu dici l'anno, probabilmente l'ultimo anno di Luzzara, sì, ecco. L'ultimo anno di Luzzara e poi dopo Rispoli, ecco, dopo Rispoli. No. Comunque niente, la Cremonese è sempre la Cremonese. La Cremonese è la Cremonese. Ecco, adesso si è sospeso il campionato, una decisione che è stata discussa in Lega, perché c'era chi voleva fare le prossime due partite e poi sospendere, e chi invece dice no, partiamo tutti alla pari. Ha vinto Balata, che è il presidente di Lega di Serie B. Cosa vuol dire sospensione? Vuol dire che dal 1 maggio all'11 maggio si giocano 4 partite nel giro di 10 giorni e mezzo, insomma, e quindi alla fine sarà un bel tour de force. Allora, in un campionato, adesso uso il termine falsato, ma forse è fuori luogo, insomma, per capirci, un campionato bizzarro come quello contraddistinto da questa epidemia, questo è il coronamento, possiamo dire. Come sappiamo, tutto sta a questa famosa partita Chievo-Empoli, è un po' il nodo, sì, esatto. L'arca dell'infamia, diciamo. Una decisione andava presa, in un caso o nell'altro non avrebbe soddisfatto tutti. È stata presa questa, salomonicamente, no, lo vedremo. Compreso il 3-0 dato alla Reggiana, invece, a favore della Salernitana. Questa è una macchia, stranamente. È grossa. E dispiace anche per i nostri fratelli reggiani. In effetti sì, sono gli unici che hanno perso a tavolino una partita che andava probabilmente riscritta e rifatta. Tu la sospensione come la vivi? È normale, giusto? Secondo me non è giusto la sospensione, anche perché dopo ti trovi 4 partite in 10 giorni.
E spero solo che... Però possiamo recuperare qualche infortunato, noi e anche gli altri. Quello lì è vero, però secondo me a tenere proprio fermo tutte le squadre per una settimana non è giusto. Ecco, chiudiamo un po' il discorso del calcio andando nel paradiso del calcio, non parlo dell'inferno o diciamo del purgatorio della serie B. Superlega, ieri notte e stanotte, la notte scorsa, si è discusso tantissimo di questa situazione. Il calcio cambia, c'è un calcio per ricchi, che è questo, e un calcio normale, che è quello che conosciamo noi. Vincerà il calcio per ricchi o vincerà il calcio normale? In questa fase vincerà, secondo me, il calcio per ricchi, come sta vincendo un po' lo sport per ricchi, come sta andando un po', secondo me, l'umanità in questo periodo. È un ciclo, secondo me, il tira e molla durerà un bel po' di tempo, ma la strada è segnata, io credo. Non che questo mi faccia piacere personalmente, però. Ecco, una Superlega vuol dire che ci sarà un campionato fra queste squadre super piene di tifosi, perché sono le migliori a livello di tifoseria, però non vedrai mai un Benevento Juventus. Non vedrei più uno Spezia Milan. Ecco, voglio dire, questo è secondo me la passione. Ecco, Marco Ginelli, la passione. La passione si uccide. La passione si uccide anche perché per le società stesse, cioè se la Juve va a Benevento, va alla Spezia, esatto. Quando veniva a Cremona c'era sempre esatto. Lo stadio pieno e i tifosi esatto. Non vedevano l'ora di andare allo stadio certo. Per vedere un Cremonese Juve quando c'erano 20.000 persone. Anche di più con la Juve. Con la Juve, con l'Inter o col Milan o il Napoli di Maradona. Il Napoli di Maradona, esatto. Purtroppo. Quindi non succederà più, insomma, di vedere queste parti. Adesso vedremo cosa capita, perché la situazione è ancora in evolvere e noi non vogliamo neanche mettere avanti le mani. Però è chiaro che il calcio del tifoso, il calcio della passione, il calcio, il nostro calcio, quello che viviamo noi, finisce. Sì, finisce. Spero solo che, diciamo, tra virgolette, che i tifosi che seguivano la Juve, adesso probabilmente la possono vedere solo in televisione, e a Torino ci sarà, non so, Juve-Manchester, sì, Juve-Chelsea, sì. Non ci sarà più. Juve a Madrid. Spero solo che questi tifosi che seguono le squadre, tra virgolette, blasonate, si rifacciano, non so, con la Cremonese piuttosto che con l'Ascoli. Sì, sì, con altre società. Siamo in chiusura, noi settimana prossima non ci vediamo perché siamo fermi. Ci vediamo dopo il 1° maggio, ovviamente. Ecco, 1° maggio si gioca con la Regina di Baroni, che ha vinto l'altro giorno e si è portata nella zona playoff. Insomma, Baroni ha fallito due volte qui, eh? Vincerà Cremona sicuramente. Dici? No, questa è la scaramanzia, no? E quindi diamola per questo. E ricordiamo ancora la Vanoli che ieri ha vinto a Brindisi, ha vinto benissimo, non bene, e che oggi guarda i playoff e non più alla salvezza raggiunta, risultati raggiunti. Vediamo la Juve, vediamo anche le donne di Crema, perché insomma parliamo anche di un basket fuori, le donne di Crema, quindi grandi risultati. Bene, siamo in chiusura, un brindisi alla Cremonese e non alla Superlega, noi non lo faremo mai e naturalmente noi ci vediamo dopo il 1° maggio, trasmissione in cui parleremo di Cremonese Regina. Buona giornata a tutti.